Allora, benvenuti e benvenute. Si riapre il ciclo, si riapre oggi il ciclo delle Stay Lectures che aveva preso il suo avvio con le lezioni magistrali del professor Prodi il 19 maggio scorso, quindi è passata l'estate. Questo è il primo incontro tematico che apre il nostro ciclo di seminari interdisciplinari sul tema delle transizioni. Il tema della transizione è un tema che noi siamo abituati a vedere declinato nelle sue articolazioni più note, principali, che sono il digitale e l'ambiente. Noi in realtà in questo ciclo facciamo lo sforzo di vedere il tema della transizione sotto diverse angolature, in una prospettiva interdisciplinare, a cui teniamo molto. E in particolare vedremo incontri che parleranno della transizione nei sistemi territoriali, nei sistemi istituzionali, attraverso le disuguaglianze. Quindi sarà un ciclo molto denso e che cercherà appunto di vedere il tema della transizione sotto diverse angolature, sempre, lo tengo a sottolinearlo, sotto una prospettiva interdisciplinare e che vede dialogare esperti della materia sotto diversi approcci disciplinari. Quindi vedremo sociologi, economisti, giuristi, esperti di settore e via dicendo. Ma io non voglio rubare altro tempo, ho qui vicino a me il coordinatore del dottorato di ricerca in sociologia e ricerca sociale del nostro Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, che insieme a me è il professor Martelli, che ringrazio e che purtroppo oggi non può essere qua perché ha lezione. È il promotore, insieme anche alla professoressa Pimotto, che è la coordinatrice del dottorato in diritto europeo, di questa attività. Questa attività è un'attività che si inserisce all'interno delle attività dei due dottorati del nostro dipartimento, e quindi lascio un breve saluto del professor Maturo che ci teneva a salutare i docenti coinvolti. Sì, grazie tante. Claudia, sei stata anche troppo generosa, io non ho contribuito molto all'organizzazione quanto voi. Saluto i relatori e sono anche molto contento ovviamente del tema. Credo, io non posso avere simpatia per un tipo di diritti rispetto ad altri, credo, però i diritti sociali. Un po' forse è la visione di una parte della sociologia, servono a dare sostanza proprio ai diritti politici, ai diritti civili, ecco, altrimenti forse rimarrebbero veri nella carta. Anche la tematica, le transizioni sono certamente un aspetto importante della sociologia, ma tanto bello che si studino e proficuo da angolature differenti in maniera partecipata. Credo anche che sia davvero stimolante riflettere sulle istituzioni e le transizioni, perché apparentemente sono due termini distanti, perché forse le istituzioni ci danno l'idea della solidità, ma noi non potremmo capire le transizioni se non ci fossero anche dei punti fermi e anche le istituzioni stesse forse mutano. Quindi invito ancora, lo farò con più energicamente, i miei dottorandi e dottorande del nostro corso a partecipare perché sono lezioni fondamentali e comunque do la parola ai relatori e grazie ancora a tutti per esserci e per aver organizzato questo. Grazie Antonio. Allora, ok, vedete la professoressa Fabrizi, comunque Pietro, Devo, ok. lascio a te Allora, il microfono. grazie, benvenuti e grazie per l'invito alla partecipazione a questa riflessione. In effetti, devo dire, colgo lo spunto dato dal collega sociologo sul rapporto tra il senso delle istituzioni che dà appunto come significato la stabilità, no? Istituzioni e Stato, anche questo termine vorrebbe dare l'idea di ciò che sta, di ciò che è fermo e transizioni che invece vuole comunicare direi
l'inverso, il passaggio, il movimento. Devo dire che come studioso del diritto europeo, in realtà noi siamo molto abbiamo molto questa sensazione del continuo movimento, perché l'Europa vive di questo continuo movimento, di questo continuo ripensare se stessa. Ricordo una definizione ironica e allo stesso tempo brillante del professor Prodi: l'Europa è come una bicicletta, se sta ferma cade, in sostanza, bisogna sempre pedalare, sempre fare evolvere il sistema in modo che il sistema stia in equilibrio. Però effettivamente questo sembra vero anche per lo Stato italiano, almeno nelle intenzioni di chi ci governa, sulle prime pagine dei giornali di oggi, di nuovo una proposta di riforma costituzionale, istituzionale, chiamiamola come volete, del nostro sistema. Pertanto mi sembra molto, molto opportuna l'oggetto dell'intervento della professoressa Fabrizi, che ringrazio per essere qui con noi, che è l'eterna transizione istituzionale italiana, perché un po' di ripetizione di questa refrain, no? La riforma, la transizione, il qualcosa che deve essere continuamente rivisto, è un po' effettivamente, ci accompagna da tanto tempo. Per cui le do immediatamente la parola, ringrazio ancora per essere qui con noi. Grazie mille, professoressa. Grazie a voi. Io innanzitutto, spero che mi sentiate bene. Bene. Io devo innanzitutto delle scuse. Avrei voluto fortemente essere lì con voi oggi in presenza. Purtroppo però la concomitanza con una cerimonia funebre mi vede costretta a rimanere a Roma e davvero non avrei davvero voluto. E quindi devo appunto delle scuse in primis agli organizzatori, alla professoressa Claudia Golino, al professor Alessandro Martelli, ai colleghi relatori e a tutti i presenti lì oggi. E però appunto mi faceva piacere comunque dare un piccolo contributo a questa riflessione così stimolante sul tema della transizione, in particolare appunto della transizione istituzionale italiana, e quindi partecipo da remoto e mi scuserete se al termine di questo intervento dovrò appunto scollegarmi e purtroppo non riuscirò a seguire poi il seguito della riflessione. Allora, per parlare degli assetti istituzionali italiani oggi, voglio prendere le mosse da un libro edito dal Mulino e curato da Stefano Ceccanti e Salvatore Vassallo del 2004. Il volume, che raccoglie una serie di saggi, peraltro insomma di firme assolutamente autorevoli, si intitolava Come chiudere la transizione. Quindi 18 anni fa c'era la convinzione che si fosse già compiuta una buona fetta del cammino, diciamo così, necessario per una trasformazione istituzionale e costituzionale nel nostro paese, e che si trattava quindi solamente di compiere quel famoso ultimo miglio per chiudere appunto la transizione. A pagina 10, nell'introduzione scritta da Angelo Panebianco, leggiamo: c'è larga concordanza di vedute sul fatto che nell'Italia di oggi, l'Italia che ha adottato il sistema elettorale quasi maggioritario, ma che non ha ancora completato la sua transizione istituzionale, occorra puntare in primo luogo su riforme che accrescano stabilità di governo e efficacia dell'azione governativa. Per ottenere questi due risultati si tratta di adottare correttivi istituzionali che proteggano le coalizioni di governo da se stesse. Stabilità ed efficacia del governo sono infatti oggi rese problematiche
dall'elevata frammentazione delle coalizioni di governo e dal potere di ricatto che i piccoli raggruppamenti politici, ma anche le correnti di minoranza all'interno dei partiti maggiori, sono in grado di esercitare a spese del governo. Allora, se voi andate a prendere, appunto, se guardate, se scorrete questo volume e andate a vedere che contributi vi sono raccolti, anche solo a leggere i titoli, ci trovate dentro tutte questioni ancora pendenti, sulle quali sarebbe stato necessario intervenire allora, sulle quali però continuiamo a interrogarci, perché non risolte ancora oggi. Quindi da qui, quindi, da questa considerazione, diciamo, nasce il titolo, no, che con gli organizzatori abbiamo pensato per questo mio breve intervento, che fa riferimento a una eterna transizione istituzionale italiana. Nella seconda parte del titolo, invece, di questo mio intervento, si fa riferimento al potere costituente, al potere costituito. Questo perché deriva invece da una mia personale, diciamo, insofferenza, da una sorta di moto di stizza che mi prende tutte le volte, e sono tantissime, in cui si evoca la necessità di una legislatura costituente per modificare, appunto, l'assetto istituzionale del nostro paese. Allora, ho fatto una rapidissima, molto semplice, in realtà, ricerca, e ne è emerso che l'8 settembre del 2019 Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati affermava: il mio impegno sarà massimo affinché questa sia una legislatura costituente. Nell'anno precedente, luglio 2018, stessi termini usava Fraccaro, sempre Movimento 5 Stelle: sarà una legislatura costituente. Ancora l'anno prima era la volta di Giorgetti, 7 settembre 2017, sia una legislatura costituente. Ma ancora indietro, marzo 2014, Matteo Renzi alla direzione del PD, deve, quella che si apre, siamo di fronte a un bivio, scusate, procedere con la chiusura della legislatura attraverso il voto anticipato o trasformarla in una legislatura costituente. Stesso refrain per Enrico Letta, 12 febbraio 2013. Persino Mario Monti: la prossima dovrà essere una legislatura costituente, dichiarava La Stampa 2 gennaio del 2013. Bersani, 30 ottobre 2012: la prossima sarà una legislatura costituente. Renato Schifani era presidente del Senato, luglio 2009: auspico che si cominci a realizzare una legislatura costituente. E Gianfranco Vini, l'anno ancora precedente, 2008: ci sono le condizioni per una legislatura costituente. Se voi aprite i giornali questa mattina, le avete fatto senz'altro anche nei giorni scorsi, il refrain è comunque sempre quello. Ora, a giudicare da queste dichiarazioni, che corrono, come vedete, trasversali da destra a sinistra, le ultime tre legislature avrebbero dovuto essere tutte legislature costituenti, e quindi, appunto, questo ci lascia pensare, dobbiamo ritenere che anche la diciannovesima, quella che si apre, che sta per cominciare, possa e debba essere targata come tale. Il problema è che, come però ben sanno gli addetti ai lavori, la locuzione legislatura costituente di per sé non vuol dire nulla. Meglio, nell'attenzione giornalistica e mass mediatica con cui utilizzato, il riferimento è chiaramente a una generica attività di riforme istituzionali, peraltro necessariamente di rango costituzionale, alle quali il Parlamento dovrebbe porre mano. Ma questa accezione è un'accezione non solo parziale, ma a mio parere anche inesatta. Perché dico questo? Dico questo perché quando si utilizza, appunto, l'aggettivo costituente accanto alla legislatura, è evidente che si chiama in causa il potere costituente, che però è un concetto che sottende una, diciamo, ben altra pregnanza e ben altra anche incisività. Non mi metterò qui adesso a richiamare le teorie di filosofia del diritto, le principali interpretazioni giuspecistiche a partire da Costantino Cortati. Credo che sia sufficiente ricordare che il potere costituente si colloca in realtà sempre al di là della Costituzione, in quanto a un potere extralegale e posto al di fuori dell'ordinamento che intende sostituire. Quindi, se questo è vero, come è vero, è evidente che non ha nessun senso parlare di legislatura costituente, considerato anche i pressoché nulli, direi,
forse con l'eccezione della riduzione del numero dei parlamentari sulla quale tornerò, ma risultati appunto raggiunti negli ultimi decenni. Non ha senso per diverse ragioni, innanzitutto perché non siamo stati e non siamo al cospetto di nessuna rottura traumatica rispetto al periodo precedente. Non ha senso perché non si tratta dunque di istituire o di fondare un nuovo ordinamento, e non ha senso perché i rappresentanti che siedono in Parlamento non sono stati scelti per quello scopo. Allora, la domanda però che mi pongo è perché allora c'è questo continuo riferimento alla legislatura costituente e perché, cioè, e soprattutto, diciamo, quali sono le conseguenze a cui porta questo continuo riferimento? Ecco, io credo che in primo luogo questa evocazione continua finisce con lo svilirne il valore. Diciamo, mi sembra di assistere un po' a una sorta di al lupo al contrario, per cui si evoca, c'è l'evocazione alta, no, del termine costituente che porta con sé il termine costituente, che però poi si riduce in realtà a proposte di riforma della seconda parte della Carta Costituzionale, più o meno incisive della forma di governo, dell'organizzazione degli organi costituzionali, che peraltro puntualmente restano lettera morta. Sia chiaro, questo non intendo dire che gli interventi di riforma sull'assetto dei poteri sia poca cosa, assolutamente no, le modifiche, anche quando sono puntuali o apparentemente circoscritte, possono essere, possono avere conseguenze di sistema molto significative. Lo si è visto appunto con la riduzione del numero dei parlamentari o, come in precedenza, con la riforma dell'articolo 81 della Costituzione sul principio del pareggio di bilancio e i vincoli europei. Ecco, queste ultime due sono certamente riforme incisive e cariche di conseguenze nell'ordinamento, ma che non hanno stravolto l'impianto del patto costituzionale. Qual è allora il punto? Il punto è che non il potere costituente, a mio parere, ma il potere costituito dovrebbe avere la capacità, la maturità, la forza di autoregolarsi, di correggere eventuali torture emerse nel corso degli anni e quindi di adeguare in buona sostanza la macchina istituzionale ai cambiamenti esogeni ed endogeni intervenuti nel frattempo. Per usare un paragone che viene usato abbastanza di frequente, non si tratta dunque di cambiare l'automobile, ma si tratta di fare la revisione a quella che abbiamo. E per fare questo è sufficiente, evidentemente sufficiente è termine messo fra virgolette, il potere di revisione costituzionale, appunto, e non occorre invocare alcun potere costituente. Questo ovviamente però, ricordando sempre che anche il potere di revisione costituzionale è un potere costituito e quindi è un potere vincolato a restare all'interno dell'ordine legale proprio della Costituzione italiana e che la Corte Costituzionale è chiamata a salvaguardare proprio la Costituzione originaria e il suo intero. Quindi è all'organo supremo di garanzia che è rimessa in situazione di questi principi supremi, e peraltro c'è una giurisprudenza, no, pluridecennale a tutela della sovranità popolare, dell'unità e indivisibilità della Repubblica, della laicità dello Stato, dell'unità della giurisdizione costituzionale, del diritto alla tutela giurisdizionale in ogni Stato e grado di giudizio, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, i diritti inviolabili dell'uomo, no, a partire dalla libertà personale, dal domiciliare e di corrispondenza. Quindi questa consapevolezza dovrebbe spingere qualsiasi forza politica ad approcciarsi al tema delle riforme costituzionali con corretta consapevolezza e io utilizzerei anche il termine maturità. Peraltro, esempi recenti, quali ad esempio il Cile, dovrebbe anche ammonire circa le scarse possibilità di successo di processi costituenti decisi a tavolino. Perché? Perché come ha avuto modo di scrivere, appunto commentando la vicenda del referendum cileno, Tania Groppi, regole adeguate rappresentano soltanto un punto di partenza che deve trovare per prosperare una cultura politica adeguata e soprattutto una vera e propria leale volontà di costituzione da parte di tutti gli attori. Ora,
onestamente, anche a voler cercare bene, il clima sociale e politico italiano non pare presentare alcune caratteristiche, almeno a me non sembra. Qual è la soluzione? Transitare appunto verso un assetto istituzionale diverso e più efficiente, no? Per superare questa transizione. Ecco, io qua devo confessare che non lo so. Lo dico con tutto lo scoramento che può avere un riformista nell'animo, ecco. Non lo so, perché stabilito che la formula della commissione bicamerale non ha funzionato, no, commissione Bozzi, la commissione De Mita, la commissione D'Alema, tutte senza successo. Sperimentato anche che le riforme complessive non superano il vaglio del referendum confermativo, lo abbiamo visto per la riforma del centrodestra bocciata nel 2006 e parimenti per la riforma del centrosinistra bocciata nel 2016. Fallito anche il tentativo, quello, diciamo, l'approccio dei cosiddetti interventi chirurgici che ci ha consegnato, ad esempio, il Parlamento a ranghi ridotti, senza aver in realtà dei problemi endemici del nostro parlamentarismo, anzi, forse se possibile, almeno da queste primissime battute, avendo forse aggravato alcuni di questi aspetti. E quindi non ha funzionato neanche quella, diciamo, strategia di intervento formulata. E dunque, ecco, io davvero non so dire quale possa essere la strada per riformare l'assetto istituzionale. E una cosa però la so, o almeno credo di averla capita, e cioè che c'è un elemento che più di qualsiasi altro ha impatta sulla nostra forma di governo, ed è l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Non credo che serva neppure che io spieghi perché. Il PNRR non è solo un programma di finanziamento, ma è chiaramente, diciamo, un fenomeno che io descriverei come un evento costituzionalmente rilevante, nel senso che ha conseguenze più sul piano degli aspetti costituzionali. E d'altra parte, già nel 2020, in occasione di un'ordinanza 60, che è quella con cui la Corte Costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato con riferimento alla procedura di approvazione della legge di bilancio. Nel secondo caso, forse voi ricorderete, nel 2019 c'era stato un primo ricorso per conflitto tra poteri sollevato da un gruppo di senatori del PD, da cui era scaturita l'ordinanza 17 del 2019 e quella nota per aver, diciamo, legittimato, qualificato il singolo parlamentare come potere dello Stato. L'anno successivo, a parti invertite, la Lega promuove un conflitto di attribuzione tra poteri, sempre per lamentando l'eccessiva compressione dei tempi che erano stati riservati al Parlamento per la discussione della legge di bilancio. In quell'occasione, appunto, la Corte si pronuncia con un'ordinanza, la 60 del 2020, il giudice rettore era Giuliana Amato. E in quella ordinanza si legge: al fine di valutare il grado delle lesioni invocate dai ricorrenti, va rilevato che le procedure legislative finalizzate originariamente alla valorizzazione del contraddittorio, col passare degli anni hanno dovuto altresì farsi carico dell'efficienza e tempestività delle decisioni parlamentari, primariamente in materia economica e di bilancio, in ragione di fini essi stessi desunti dalla Costituzione, ovvero imposti dai vincoli europei che hanno portato a un necessario bilanciamento con le ragioni del contraddittorio. Questo per dire che a Palazzo della Consulta si sono accorti che gli assetti istituzionali sono cambiati, che è cambiato, diciamo così, il contesto, pur essendo rimasto immutato il testo della Carta Costituzionale. Ecco, allora, se posso chiudere con una nota di strettissima attualità, proprio questa mattina su Repubblica voi potete leggere un'intervista all'onorevole Lollobrigida di Fratelli d'Italia, nella quale, appunto, con riferimento alle riforme costituzionali, più che puntare su ipotesi di riforme presidenziali o semipresidenziali, si insiste su una revisione costituzionale in senso sovranista che metterebbe in discussione l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Ecco, io credo che piuttosto che invocare da un lato improbabili appunto legislature costituenti o dall'altro creare allarme attorno alla possibilità di modifiche degli assetti tra Parlamento e Governo, ciò su cui veramente in realtà occorre vigilare è che non si intacchino le garanzie costituzionali e dunque tutela dei principi supremi, e che non si compia alcun passo indietro, questo sarebbe veramente esiziale, nel cammino euro-unico. Mi fermo qui, grazie. Grazie, grazie molto, professoressa. E devo dire che condivido moltissimo tutte le sue osservazioni e le notizie a cui facevo riferimento riguardavano proprio l'intervista all'onorevole Lollobrigida di questa mattina, che era per me un doppio scoramento, perché da un lato appunto sentivo anch'io ormai questo moto di ripulsa sulla riforma costituzionale, legislatura riformista della Costituzione, che voglio dire, io se fossi un politico francamente eviterei ormai di evocare, perché consentitemi l'affermazione, l'osservazione accademica, porta sfortuna, perché francamente non c'è mai riuscito nessuno, e tutti quelli che sono arrivati fino in fondo poi hanno perso non solo la partita della riforma costituzionale, ma anche il governo, il controllo del governo. Quindi la mia idea sarebbe quella di un programma politico dove il primo punto è: noi non faremo nessuna riforma costituzionale. Ma passando a cose un po' più giuridiche e politiche, devo dire, vorrei anche osservare, a proposito di quello che lei ha detto, è che alcuni dei temi, dei problemi che sono sollevati nel testo a cui faceva riferimento nel 2004 e nel contributo del professor Panebianco, forse riguardano la legge elettorale più che l'assetto costituzionale. È forse quella che è la grande malata italiana, che continua a rivoltarsi nel letto senza trovare una soluzione equilibrata e condivisa. Prego. Se posso un minimo di interlocuzione, che mi fa piacere, è verissimo quello che lei dice. Il problema fondamentale, uno dei problemi fondamentali del tentativi di riforma in Italia, è a mio parere quello che si è sempre tentato di risolvere il problema di forma di governo, quindi di assetto costituzionale, intervenendo sulla legge elettorale. Cioè si è sempre pensato che, per una ragione molto semplice, perché è più facile approvare una nuova legge elettorale che una riforma costituzionale che modifichi l'assetto della forma di governo, e il tentativo è stato quello appunto di passare dalla legge elettorale. Non ha funzionato, non funziona, questo mi sembra abbastanza evidente. Giustissimo. Mi sembrava... No, grazie anche per l'interlocuzione, che rende tutto molto più interessante. E il secondo punto che vorrei sottolineare, che mi serve anche per dare la parola agli altri relatori, è appunto il valore costituzionale dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Purtroppo anche di questo si parlava nell'intervista a cui abbiamo fatto entrambi riferimento, facendo alcune osservazioni che almeno personalmente mi hanno fatto cadere di nuovo le braccia, ma di questo eventualmente interverrò alla fine. Il vincolo europeo, come giustamente ha osservato, riguarda l'assetto finanziario
Senz'altro, il programma PNNR è un programma che non è semplicemente di finanziamento, ma ha un profilo costituzionale. Ma c'è un altro spunto che vorrei dare, è che l'appartenenza all'Unione Europea è un'appartenenza ad un sistema che ha abbracciato, forse non molti ne sono ancora pienamente consapevoli, un assetto politico, ideologico molto chiaro. Mi riferisco in particolare all'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, dove sono indicati i valori dell'Unione Europea. L'articolo 2, vado a memoria, dice che i valori e i principi fondanti che gli Stati abbracciano, condividono e promettono di rispettare e di promuovere sono i valori della democrazia, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza, della non discriminazione e così via. Sono i valori, per usare un termine più politologico, di una democrazia liberale. No, si è nell'Unione Europea, si sta nell'Unione Europea, si entra nell'Unione Europea perché l'articolo 49 come condizione essenziale di accesso all'Unione Europea, alla prima riga dice può entrare nell'Unione Europea chi rispetta i valori dell'articolo 2 e si impegna a promuoverli. Quindi l'adesione all'Unione Europea vuol dire adesione a un sistema che vuole una vuole democrazie liberali. E tutto questo ha a che fare con lo Stato di diritto, con la democrazia e così via. Quindi l'appartenenza all'Unione ha una coloritura costituzionale, ha una coloritura, una ideologia, se volete. Questo è. Ideologia o coloritura costituzionale che alcuni stati oggi mettono in discussione. Di questi temi e che forse anche stando alle osservazioni dell'intervista di questa mattina, forse anche l'Italia si appresta, diciamo così, a rivedere criticamente. Vedremo quanto questo sarà possibile, perché la seconda notizia sul sito di Repubblica è che l'Italia vuole chiedere 20 miliardi all'Unione Europea per sostegno all'economia. Quindi da un lato si dice basta con l'Unione Europea, basta con gli impegni europei, viva il sovranismo, dall'altro però ci stanno 20 miliardi, scusate. Vabbè, queste sono osservazioni che mi consentono di passare la parola ai colleghi qui a fianco a me e in particolare al professor Casolari che ci parlerà appunto della tematica del rispetto dello Stato. Ah sì, dello Stato di diritto. La ringrazio. Scusatemi molto. No, la ringrazio. Grazie molto. A voi e buon proseguimento. Scusate ancora. Grazie ancora, arrivederci. Dicevo la parola a collega Casolari, che però. Grazie. Anche a me di ringraziare l'amica Claudia Bonino per aver organizzato anche quest'anno questo ciclo di seminari e per averci invitato a farci una cooperazione strutturata, no? All'interno del dottorato congiunto, ed è bello lavorare e parlare sempre di questi temi. È particolarmente bello dal punto di vista del Dipartimento di Scienze Giuridiche perché il tema della transizione sarà l'oggetto del nostro progetto di eccellenza. Il nostro progetto di eccellenza si chiamerà Low Transition e riguarda appunto una riflessione sulla transizione del fenomeno giuridico e sulla capacità del giurista di governare queste transizioni e quindi non di esserne in qualche modo coinvolto su una fase successiva, no? Quindi a incorrere le transizioni, no, provare a governarle e a delineare un quadro giuridico il più possibile stabile. Quindi fa piacere che ci sia
senza che ci siamo sentiti in questa coincidenza di interessi. Quindi magari ragioniamo anche sulla sottilità comune. Allora, appunto, il tema del mio intervento è già stato molto bene presentato dal professor Manzini, che ha anche un po' introdotto il perché dell'importanza di una riflessione sui valori dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Aggiungo qualche motivazione a quello che lui ha già dato. Una riflessione sullo stato dei valori è, a mio parere, importante a prescindere da quale che sia il sistema giuridico di riferimento quando ragioniamo in termini di transizioni anche normative. Perché questo? Perché i valori ci danno un elemento di stabilità dell'evoluzione normativa. I valori di riferimento siano contenuti nelle carte costituzionali, siano contenuti in trattati internazionali o in carte di diritti fondamentali sovranazionali, delineano una traiettoria che dovrebbe essere stabile nella ricostruzione poi delle soluzioni giuridiche contingenti che sono imposte anche da situazioni di carattere emergenziale. Quindi la tutela dei valori, il guardare i valori, l'interesse ai valori è un elemento di stabilità in una situazione di transizione che per definizione non è stabile. Una seconda ragione per la quale conviene dare uno sguardo alla tutela dei valori è che, al di là di quello che ho appena detto, in situazioni emergenziali spesso i valori vengono messi in tensione, nel senso che spesso si determinano degli assetti normativi, delle soluzioni che comprimono alcuni valori, ad esempio alcuni diritti fondamentali, o ad esempio il rispetto dello Stato di diritto. E quindi si pone il tema di garantire comunque la tutela, la salvaguardia dei valori fondamentali anche in situazioni emergenziali e transizioni. E qui c'è una tradizione, innanzitutto costituzionale, molto forte. Mi vengono in mente le parole dell'ex presidente della Corte Suprema israeliana Barak, che diceva proprio quando i cannoni ruggiscono che occorre rispettare il diritto, perché il rispetto dello Stato di diritto dà forza all'ordinamento giuridico che in situazioni emergenziali, faceva riferimento al contrasto al terrorismo, Israele è effettivamente un paese che conosce questa situazione emergenziale, è proprio quando ci sono delle situazioni emergenziali che gli ordinamenti giuridici devono rispondere in modo sicuro, stabile, guardando l'impianto valoriale di riferimento. Ancora, perché conviene guardare i valori? Non solo perché le situazioni emergenziali pongono in pericolo o comunque in tensione l'impianto valoriale, ma perché si possono determinare delle emergenze, delle crisi dei valori stessi. La crisi dello Stato di diritto, per esempio, che riguarda appunto un paese dell'Unione Europea. E poi c'è una ragione che è la ragione che mi spinge a fare una riflessione con voi sull'ordinamento sovranazionale e che è già stata richiamata. Esiste un collegamento inscindibile e intrinseco tra rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea e la membership all'Unione. Questo collegamento è creato dall'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea, che, come ricordava prima il professor Manzini, il rispetto dei valori fondamentali su cui l'Unione Europea si fonda agli Stati europei che intendano aderire all'Unione. Quindi la membership all'Unione poggia sul rispetto dei valori e segna questo un'altra transizione, che è quella da Stato sovrano a Stato sovrano membro dell'Unione Europea. Questo passaggio, questa transizione che in qualche modo impatta sull'ordinamento giuridico e sulla struttura costituzionale dei paesi membri dell'Unione Europea, trova il suo fondamento su questo collegamento intrinseco rispetto ai valori membership. E alla luce di queste argomentazioni che vorrei compiere con voi alcune riflessioni non troppo strutturate su il collegamento funzionale che esiste tra la tutela dei valori fondamentali e la membership. Partirei ricordando a tutti
tutti quali sono i diritti e i doveri fondamentali di un paese membro. E lo farei guardando con voi molto velocemente a quella che mi pare è un po' la carta dei diritti e doveri di un paese membro, cioè l'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea. Se voi prendete l'articolo 4 del Trattato sull'Unione Europea, vi trovate elencati alcuni principi che definiscono, in estrema sintesi, evidentemente, il senso della membership all'Unione Europea. Il primo principio che abbiamo annunciato è il principio di attribuzione delle competenze all'Unione, cioè a dire il fatto che l'Unione può agire nei limiti appunto delle competenze e dei poteri che gli sono trasferiti dagli Stati. Ovviamente ciò implica che le competenze non trasferite rimangono in capo agli Stati. Quindi, da questo punto di vista, c'è una linea di demarcazione che con Lisbona si è cercato di definire nel modo più dettagliato possibile tra ciò che l'Unione Europea può fare in quanto ente autonomo e ciò che invece compete agli Stati membri. Un approccio questo che è frutto di una visione internazionale del fenomeno dell'integrazione che nasce come fenomeno legato al diritto dell'organizzazione internazionale. Nel paragrafo 2 troviamo altri principi fondamentali, il paragrafo 2 dell'articolo 4, l'uguaglianza degli Stati membri. È un'uguaglianza che ancora viene dal diritto internazionale, ma viene riletta nell'ottica del processo di integrazione. Il diritto internazionale afferma l'uguaglianza degli Stati sovrani indipendenti, un principio cardine della comunità internazionale. L'articolo 4, paragrafo 2, ci dice che l'Unione Europea rispetta l'uguaglianza degli Stati davanti ai trattati, che è una formula un po' peculiare, perché in realtà, se ci pensate, fa venire in mente non tanto l'uguaglianza degli Stati, ma l'uguaglianza degli individui, dei cittadini davanti alla legge. Allora, questa peculiarità ha un senso, perché a ben vedere, garantire una uniforme applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri, e quindi l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati quanto ai loro obblighi, significa, implica, la garanzia di un pari trattamento, innanzitutto dei cittadini europei, e poi anche degli altri soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione del diritto dell'Unione Europea davanti ai trattati. Cioè, in virtù del fatto che anche gli individui nell'ordinamento sovranazionale sono titolari di situazioni soggettive, questo ce lo dice la dell'ospice, ce lo dicono le grandi pronunce della Corte di Giustizia che hanno forgiato l'ordinamento. In virtù di questa peculiarità, quindi, non abbiamo solo gli Stati come soggetti dell'ordinamento, ma anche gli individui che sono diretti titolari di situazione soggettiva, l'uguaglianza degli Stati è funzionale a garantire anche l'uguaglianza degli individui. E da qui questa formulazione che è molto calata sull'individuo anziché sullo Stato unico. Ancora, nell'articolo 4, paragrafo 2, troviamo la necessità di rispettare le identità nazionali e troviamo la necessità di garantire agli Stati una competenza esclusiva sulla sicurezza nazionale. Quindi, presidi di prerogative sovrane che competono agli Stati membri. E poi abbiamo il paragrafo 3, in cui si enuncia il principio di leale cooperazione. L'Unione Europea e gli Stati membri devono cooperare mutualmente, lealmente, per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione. Ora, questo impianto che io vi dicevo, in qualche modo, a mio parere, rappresenta un po' in piccolo una carta dei diritti e doveri degli Stati in quanto Stati membri, è fortemente colorato nella sua applicazione pratica proprio dall'ultimo principio che vi ho appena menzionato, il principio di leale cooperazione, che consente una rilettura flessibile, dinamica, nell'ottica del processo di integrazione che richiamava il professor Manzini, degli altri principi, che apparirebbero dei principi invece più statici. Vi faccio degli esempi molto veloci per farvi capire come il principio di leale cooperazione illumini i precedenti, garantendo dinamismo e al tempo stesso stabilità al sistema e quindi alla ricostruzione della posizione di membership dei paesi membri. Dicevo il principio di attribuzione delle competenze, dicevo che leggendo la lettera dei trattati apparirebbe una ripartizione molto netta tra le competenze dell'Unione e degli Stati membri.
ciò che non compete all'Unione rimane in capo agli Stati Uniti. Beh, se noi guardiamo però alla prassi, e soprattutto alla prassi in contesti emergenziali, pensate alla risposta alla pandemia, sappiamo che non è così. Guardate, non lo dico io, l'ha detto nel 2020, nel settembre del 2020, la Presidente della Commissione Europea nello status dell'Unione che ha tenuto davanti alla plenaria del Parlamento Europeo ogni anno, quest'anno c'è stato questo momento importante, solenne, in cui la Presidente della Commissione Europea in qualche modo compie il bilancio dei mesi precedenti e individua le priorità che consegna alla Presidenza dell'Unione e al Presidente del Parlamento Europeo. Ecco, in questo importante momento per la vita istituzionale dell'Unione Europea, la Presidente Ursula von der Leyen, dopo aver ricordato cosa l'Unione Europea ha fatto per cercare di reagire alle sfide poste dalla pandemia, dice questo: l'Unione Europea ha potuto fare questo pur non avendo le competenze per farlo, lo dice espressamente, cioè sta dicendo che l'Unione Europea ha violato il principio di attribuzione delle competenze nel porre in essere una reazione più o meno efficace, poi ognuno di noi può trarre un giudizio da ciò, alla pandemia. Questo è stato possibile perché è entrato in gioco il principio di leale cooperazione e la coscienza ovviamente degli Stati membri. In che senso? Nel senso di consentire all'Unione di reinterpretare in modo estensivo le competenze esistenti, prima tra tutte la competenza in materia di salute, adottando delle misure che erano funzionali a preservare degli elementi fondanti del processo di integrazione, le libertà del mercato interno, per esempio, la libera circolazione delle persone, il sistema Schengen. E la leale cooperazione serve innanzitutto a questo, cioè l'agire congiuntamente tra Stati e Unione Europea deve essere innanzitutto funzionale a perseguire gli obiettivi dell'Unione e a preservare gli elementi strutturali. Questo ha consentito anche, rimando sul principio di attribuzione delle competenze, ma leggo anche il paragrafo 2 dell'articolo 4, di reinterpretare la clausola che vorrebbe che la sicurezza nazionale sia competenza esclusiva dell'Unione Europea, perché non è così. Se noi guardiamo ancora una volta la prassi, scusate, ho detto dell'Unione Europea, intendevo degli Stati Uniti, non è così, perché se noi guardiamo ancora una volta la prassi, ci accorgiamo che l'Unione Europea ha delle competenze in materia di sicurezza che incidono anche sulla sicurezza nazionale. E guardate, più in generale, il diritto dell'Unione Europea di partecipare a questo processo di integrazione ha implicato un'erosione di alcune prerogative sovrane degli Stati Uniti, sicurezza nazionale, definizione dei modi di acquisto e perdita della cittadinanza, organizzazione dei sistemi giudiziari, pietra Polonia e via di seguito. Perché questo? Ancora una volta, in virtù del principio di leale cooperazione. Gli Stati membri, questo ce lo dice la Corte di Giustizia, non possono esercitare proprie prerogative sovrane senza considerare le conseguenze che l'esercizio di tali prerogative può produrre sull'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, sul diritto, l'efficacia del diritto dell'Unione Europea e anche sugli altri Stati membri, perché la membership all'Unione è una membership mutua, cioè ha determinato un'integrazione giuridica tale che un comportamento di uno Stato singolo ricade su quelli degli altri Stati. Quindi è difficile oggi dire che esistono delle prerogative sovrane rispetto alle quali il diritto dell'Unione Europea non può avere voce in capitolo. Non è più così proprio grazie alla interpretazione da parte della Corte di Giustizia degli obblighi di leale cooperazione che gli Stati membri debbono nei confronti dell'Unione. Allora, come vedete dunque, la leale cooperazione illumina e dà equilibrio e anche dinamismo agli altri principi che regolano l'essere un paese membro dell'Unione. Però tutto questo funziona se funziona la premessa, e la premessa è il rispetto dei valori fondamentali da parte degli Stati membri. Se cade questa premessa, il principio di leale cooperazione entra in crisi, e quindi capite che la sua capacità di orientare i diritti e i doveri degli Stati membri si in qualche modo depotenzia, se non si neutralizza.
che l'ideale cooperazione e valori fondamentali abbiano una connessione intrinseca, questa circostanza ce l'ha chiamata recentemente la stessa Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia, in alcune pronunce, pare che sia un'adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sua sentenza APEA, ci dice, attenzione, che il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea è premessa della mutua fiducia tra Stati membri. Gli Stati possono avere una mutua fiducia gli uni negli altri e quindi si può realizzare un'integrazione anche normativa, perché questa fiducia poggia sulla premessa che tutti gli Stati condividono la medesima base valoriale, e ciò consente di imporre con uno spirito di leale cooperazione agli Stati membri il rispetto del diritto dell'Unione Europea. Dunque, il principio di leale cooperazione è funzionale all'affermare la tutela dei valori fondamentali che a loro volta costituiscono premessa fondamentale per l'integrazione tra gli Stati e la loro mutua fiducia. Ancora, la Corte di Giustizia ci ha detto che, questo l'ha fatto con la sentenza sull'associazione sindacale dei giudici portoghesi, sto arrivando alla conclusione. Ci ha detto che i valori fondamentali non sono qualcosa di etereo, di, come dire, ideale esclusivamente, ma hanno una concretizzazione normativa, cioè si concretizzano in obblighi cogenti per gli Stati membri, che possono trovare espressione e manifestazione nei trattati, in altri principi, i principi di leale cooperazione appunto, ma anche in norme di diritto delle parti. La Corte ci ha anche precisato in Repubblica che una volta che lo Stato aderisce all'Unione Europea, sul presupposto di rispettare i valori fondamentali, scatta un altro obbligo o un altro principio, che è l'obbligo principio di non regresso della tutela dei valori fondamentali. Cioè si deve garantire la medesima tutela che si doveva dimostrare nel momento in cui si è acceduti all'Unione. Non si può dunque venire meno a questo obbligo, perché questo significherebbe venire meno agli obblighi assunti alla luce dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea nel momento in cui si è acceduti all'Unione. E da ultimo, nelle sentenze gemelle dell'inizio di quest'anno sul meccanismo di condizionalità, la Corte addirittura arriva a dire che i valori rappresentano l'identità fondante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. È la prima volta che usa questa espressione. Quindi capite che esiste un collegamento davvero inscindibile tra leale cooperazione, membership e valori fondamentali. Se questo collegamento entra in crisi, viene spezzato, viene sfilacciato, il sistema entra in crisi e dunque anche il processo di integrazione trova un rallentamento. Allora, questa crisi c'è, nel senso che ci è stato detto, ci è stato ricordato, lo sapete bene, che ci sono paesi membri che hanno delle situazioni evidenti di violazione sistematica di alcuni valori fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, a partire dallo Stato di diritto. Il problema è che qui si manifesta il cosiddetto dilemma di Copenaghen, cioè l'Unione Europea, l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea pare non avere degli strumenti particolarmente efficaci per garantire o imporre il rispetto dei valori fondamentali ad un paese che è entrato nell'Unione, un paese membro. Cioè, una volta che gli Stati sono dentro l'Unione, pur dovendo garantire il medesimo livello di tutela dei valori fondamentali, diviene poi difficile sul piano istituzionale elaborare delle risposte cogenti che impongano agli Stati meno diligenti di effettivamente rispettare il nucleo essenziale dei valori fondamentali dell'Unione. Questo è il dilemma, l'incapacità dell'ordinamento di elaborare delle soluzioni di enforcement capaci, significative. Sono tanti gli strumenti che nel corso degli anni sono stati elaborati, esiste anche una norma nei trattati che dovrebbe, che a ciò risposta è dedicata e che non funziona, che è l'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea.
diciamo che gli ultimi sviluppi vanno nel senso di rafforzare molto una logica di condizionalità, sia il regolamento 2020-2092 che la condizionalità intrinseca all'implementazione di Next Generation EU, l'approvazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, vanno nell'ottica, nella prospettiva di garantire finanziamenti agli stati che dimostrino di rispettare i valori fondamentali dell'Unione Europea, anche se poi l'applicazione pratica di questo meccanismo di condizionalità lascia un po' a desiderare. Si teniamo presente che nel giugno di quest'anno il Consiglio ha deciso di sbloccare il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Polonia, asserendo che la Polonia ha rimediato alle lacune del sistema giurisdizionale che erano state evidenziate dalla Corte di Giustizia, cosa che quantomeno si può discutere. Cosa fare dunque, tenuto conto del quadro che abbiamo descritto? Ovviamente io non ho una soluzione in tasca, però vorrei lanciare una provocazione finale, lasciando aperta la questione che magari serve anche un po' per il dibattito, richiamando brevemente quei passaggi giurisprudenziali che poc'anzi vi descrivevo, no? In cui la Corte ha cercato di cesellare il rilievo che hanno i valori fondamentali per la membership all'Unione. Ecco, se li mettiamo tutti in fila, quei passaggi giurisprudenziali sembrano descriverci una narrativa di fondo, un approccio di fondo, che suggerisce questa conclusione: il rispetto dei valori fondamentali e la membership all'Unione sono intrinsecamente correlate, scusate. Se viene meno una dimensione, forse deve venire meno anche l'altra, in un'ottica, no? Simul stabo, simul cambio. Cioè la Corte sembra dire attenzione, perché non rispettare i valori fondamentali va a intaccare gli obblighi di membership assunti ai sensi dell'articolo 49. Questo è un ragionamento che apre delle prospettive per i giuristi che vogliono lavorarci interessanti, perché a questo punto si potrebbe dire che si stia mettendo in discussione, no? La norma sulla quale poggia l'adesione dello Stato all'Unione Europea, e allora forse quello Stato, pur essendo ancora membro, formalmente dal punto di vista sostanziale lo è un po' meno o non lo è del tutto. Grazie. Grazie Federico di questo intervento molto puntuale sul tema del rispetto dello Stato del diritto, che è uno dei valori fondamentali forse sul quale le istituzioni e la Corte in particolare ha lavorato di più, perché, anche perché è quello più messo in discussione in questi paesi a cui ho fatto riferimento, Polonia e Ungheria. Sono molto convinto anch'io di queste tue considerazioni finali. C'è un momento estremamente delicato: se non si rispettano i valori fondanti dello Stato di diritto, della democrazia, della non discriminazione, che ci si è impegnati a rispettare, credo che gli strumenti che sono già stati messi in campo e che forse potranno essere applicati in maniera più efficace. Tenga presente che forse sulla decisione della Polonia è anche pesato il tema dell'Ucraina, no? Che si confronta col tema dell'Ucraina. Si stia andando verso, è possibile diciamo andare verso una membership svuotata, un limbo giuridico. Avevo lanciato anche questa suggestione, no? Cioè si rimane all'interno del sistema ma non si è più in grado di partecipare a gran parte dei benefici del sistema, non a tutti, però a
benefici molto importanti, molto significativi. Cioè, se viene messi nell'angolo, non si può uscire dall'unione, non si può essere estromessi dall'unione, ma di fatto si viene completamente depotenziati dal punto di vista economico e dal punto di vista della dinamica istituzionale e politica all'interno dell'Unione. Questo è il rischio delle democrazie che si sono autodefinite come democrazie liberali, e su questo tema chiedo al collega Poglocca di intervenire. Ok, sono contentissimo di esserci oggi per due motivi. Il primo è una delle poche occasioni in cui posso veramente rappresentare il Dipartimento in un ciclo di seminari molto interessante, secondo me. In un modo collegato, ma molto più individuale, il concetto di transizione è una cosa su cui ho lavorato, credo, pressoché 25 anni, cominciando con la tesi di laurea, per cui diventa quasi una confessione oggi, una specie di life history, per cui devo, e questa è anche la mia difficoltà, di mettere 25 anni di ricerca in più o meno 15 minuti di intervento, però spero che sia molto rilevante, perché gli altri due interventi hanno sicuramente messo molto carne sul fuoco, ma credo che sia anche importante di muovere un po' fuori dal contesto strettamente giuridico e andare a indagare su quello che si potrebbe chiamare politica costituzionale veramente in un senso sporco della parola, cioè un conflitto continuo intorno a, appunto, diritto costituzionale, diritti umani, contesto europeo, eccetera. E mi sembra particolarmente rilevante da lunedì in poi, e per cui in un certo senso quello che sto per dire è anche per lanciare un appello di finalmente non semplicemente guardare a paesi orientali, lontani, diversi, che stanno facendo cose molto brutte, ma di riflettere insieme su quanto in realtà quella realtà illiberale è vicino a noi. E in quel senso io credo profondamente nel plusvalore della ricerca comparata. È altamente importante, credo, di riflettere su casi diversi per capire meglio come, ad esempio, funzionano costituzioni, costituzionalismo e così via. E per cui vorrei, come ho detto, questo è un discorso enorme che non riuscirò mai a raccontare in 15 minuti, ma cercherò di... vedo già un bel errore sul primo slide, 1, 2, 4, come se non sapessi contare, ma cercherò di, in primis, di riflettere insieme sul concetto di transizione, che era fondamentale quando si parlava dei cambiamenti post 1989 in Europa dell'Est, e metterlo insieme con un altro concetto che viene utilizzato moltissimo oggi, quello di backsliding, che non saprei nemmeno tradurre in italiano. Una cosa che secondo me è importante è che questi concetti non sono solamente rilevanti che per democrazie, per qualche strano motivo ancora oggi chiamiamo democrazie nuove. In realtà io credo che si possa forse tranquillamente applicare un concetto come backsliding al contesto italiano di oggi. E per cui ci fa anche riflettere, appunto, non solo su il terzo aspetto di cui vorrei parlare, il chiamiamolo costituzionalismo populista, ma anche più in generale
lo stato di salute, diciamo, della democrazia liberale rappresentativa. E questo è ovviamente un problema che non è solo rilevante nell'est, nella democrazia nuova, ma è rilevante nemmeno solo in Europa, ma ben oltre. Molto brevemente, appunto, sul concetto di transizione, che in realtà devo mettere nelle discussioni, nell'analisi degli anni 90, fu soprattutto un concetto dominato da politologi. Parlavano perfino di una nuova scienza, quasi la transitologia, che mi ha sempre fatto un po', come dire, preoccupare. Ho sempre trovato un approccio piuttosto problematico, lo spiego fra poco, e da quel punto di vista la transizione era semplicemente un cambiamento rapido da un sistema sbagliato, cioè quello del comunismo, anche della legalità socialista, è un movimento verso qualcosa che conosciamo già benissimo, cioè il concetto della democrazia liberale occidentale. E per cui in realtà la caduta ovviamente del muro, eccetera, molto inaspettato per tanti versi, eccetera, ma il percorso post 89 sembrava in realtà piuttosto facile. Qui si vede anche un famoso libro di Jürgen Habermas, non un filosofo politico minore, che parlava appunto della cosiddetta rückspülende Revolution, la rivoluzione che si muove indietro, in un certo senso, che permette a questi paesi, diciamo, barbari a tornare alla normalità liberale dell'Occidente. E per cui questa logica della transizione fu la logica, la filosofia anche delle politiche intorno alla rivoluzione, alla transizione. E per cui 89, un momento molto particolare, in cui una serie di rivoluzioni succedono, che in realtà non sono rivoluzioni, perché non fanno quella rottura di cui si parlava anche nel primo intervento, ma in realtà sono momenti molto strani per certi versi, poca violenza, solo in Romania forte violenza, ma altrove no. E da quel processo, e questo è interessante, soprattutto oggi credo, due paesi in particolare emergono come quelli che sono i più bravi, che sono più veloci a democratizzare, a mettere in processo, come dire, il processo di transizione, e mettere in piedi non solo democrazie liberali, ma ovviamente anche economie di tipo capitalista. E per cui la filosofia, anche la filosofia del governance, dietro ad esempio il processo di allargamento, appunto già nominato per certi versi prima, verso Europa dell'Est, è una visione di transizione da un qualcosa che si vuole completamente perdere, qualcosa di totalmente problematico, cioè la società, il sistema comunista, verso un sistema di cui si pretende che si sa esattamente come si può costruire, si sa esattamente quale sia l'architettura, non c'è nemmeno bisogno di discussione, vogliamo questo tipo di democrazia liberale o quell'altro, in realtà scegliamo un tipo molto preciso che si potrebbe forse in un qualche modo definire come democrazia liberale giuridica, che non è in realtà l'unico modo in cui si potrebbe immaginare un sistema democratico liberale. Alcuni aspetti particolari sono appunto una forte enfasi su una corte costituzionale come guardiano della Costituzione, eccetera. Anche questa è una scelta storica, non è necessariamente una parte di un sistema democratico liberale. Io vengo dai Paesi Bassi, non abbiamo nessuna corte costituzionale, perfino la Costituzione in realtà ha pochissima importanza, ma
credo che sia comunque considerato un sistema liberale democratico. Comunque nella transizione in Europa dell'Est la ricetta è appunto corti costituzionali, forti indipendenti, l'adozione di costituzioni specifiche, spesso ispirati dal modello tedesco, e ovviamente l'adozione di varie forme di cataloghi di diritti significativi. Per cui si potrebbe comprendere in un certo senso la transizione negli anni 90 dal punto di vista democratico, giuridico, da questa ottica, cioè una specie di rivoluzione giuridica lenta, ma per tanti versi molto un processo molto chiaro. Appunto, corti costituzionali, costituzionalismo liberale, adesione a convenzioni di diritti umani che per tanti versi in realtà vengono quasi inventati per i paesi dell'est. La Carta europea dei diritti fondamentali è una risposta alla insicurezza in Europa dell'est. Appunto, come veniva sostenuto prima, anche una forte enfasi su integrazione internazionale, soprattutto l'UE, ma ovviamente anche il Consiglio di Europa. Però, come sostengo in uno dei miei lavori analizzando questi processi, forse c'è stata un'enfasi un po' troppo esclusiva sulla parte giuridica, formale, istituzionale. In realtà, per esempio, il processo dell'allargamento europeo ha focalizzato su la creazione o la trasformazione di istituzioni esistenti in una direzione riconoscibile nel contesto del diritto europeo. E per cui un paese poteva aderire formalmente all'Unione Europea quando aveva chiuso una serie di capitoli con regole ben precise, con norme ben precise. Molto meno attenzione prestato, io essendo un sociologo sono particolarmente interessato a quella dimensione, a cambiamenti sociali, fino a che punto quella che sulla carta era una democrazia liberale era effettivamente un sistema in cui cittadini potevano in qualche modo interagire col sistema, eccetera. E in quel libro sostenevo che uno dei problemi più grossi forse era che non si è mai diffuso una cultura del costituzionalismo liberale, perché non è stato mai creato un sistema che permette ai cittadini di effettivamente acquisire conoscenza, ma anche, come dire, esperienza concreta con i sistemi creati, che la stragrande maggioranza erano sistemi creati da elite politici, elite giuridici. E per cui, come ho detto, un processo piuttosto chiaro di transizione, ma una transizione soprattutto formale, istituzionale, intorno a un'idea forte di convergenza, di Europa dell'Est doversi adattare più o meno completamente alla normalità dell'Europa occidentale liberal-democratico. Uno potrebbe dire, ovviamente questo è stato il processo. Il problema, uno dei problemi è ovviamente quella condizionalità di cui si parlava prima, era il principio, un principio fondamentale di questo processo. I paesi più bravi in questo processo, Ungheria e Polonia, che sembravano sulla carta alla fine degli anni 90 pronti per aderire all'UE, in realtà sono quelli che sono più velocemente andati in altre direzioni. E questo rimane, secondo me, un fatto molto importante, per cui anche per questo io sono in realtà preoccupato
per il fatto che l'Unione Europea adesso scommette di nuovo su un'idea di condizionalità che in realtà non ha chiaramente funzionato in nessun modo, ma in un modo poco efficace nel passato. Per cui, per semplificare le cose un po', la transizione negli anni 90 è semplicemente un percorso unilineare, teleologico, che va da qualcosa di cui uno si vuole allontanare, diciamo in questo caso più specificamente il costituzionalismo comunista, verso un sistema di costituzionalismo liberale, come se fosse qualcosa di semplice, si potrebbe dire. Chiaramente questo consenso intorno a una transizione unilineare si è perso abbastanza rapidamente negli anni 2000. Qui prendo anche spunto di uno dei protagonisti di oggi, Wojciech Sadurski, un professore di diritto costituzionale, diritto europeo, che già nel 2005 cominciava a chiedersi: e questa è la transizione che a cui stiamo assistendo, o in realtà dovremmo ammettere che si sa più o meno da che cose ci vogliamo allontanare, ma forse non sappiamo bene dove vanno queste transizioni. E per me è fondamentale, perché le origini, diciamo, del male di oggi, dell'illiberalismo, non sono e non si possono rintracciare nei momenti in cui i populisti vengono alle elezioni. Ci sono origini e cause molto più lontane, perfino si possono rintracciare precedentemente a 1989, e questo è importante, credo. E per cui nei miei lavori ho sempre sostenuto che forse il concetto di transizione era meno utile, forse si doveva parlare di trasformazione, in un modo molto meno sicuro, diciamo, in cui non sappiamo esattamente che cosa succede in questi contesti altamente complessi, in cui appunto il conflitto intorno a che cosa significava 1989 non è mai sparito. E effettivamente i populisti illiberali oggi non accettano 1989, non sono d'accordo che quello è stato un momento di democratizzazione. E questo è un dato molto interessante, anche se molto preoccupante. Ma non finisce appunto lì il problema dell'originale concetto di transizione semplificatorio. In realtà, anche già nella punta A, cioè il punto di partenza, quello che vogliamo lasciare dietro le spalle, è problematico, perché in realtà sappiamo troppo poco di come funzionavano questi sistemi sotto il comunismo. Qui si vede un bellissimo libro di uno storico, uscito l'anno scorso, credo, sulla Germania dell'Est, in cui parla della Germania dell'Est, soprattutto dagli anni 70 in poi, come un paese che cercava di essere campione dei diritti umani, contestando la dominazione della lettura occidentale. Mi fa venire anche in mente, ho due studenti cinesi in un corso che insegno qui in inglese, che mi fanno le stesse osservazioni, che mi dicono: ma noi abbiamo diritti umani, sono diversi dai vostri, ma perché dobbiamo accettare? Sì, non è facile effettivamente insegnare un concetto occidentale in quel senso a altri contesti, diciamo così. Però il punto qui è: forse dovremmo prestare molto più attenzione a dove vengono paesi come la Polonia e l'Ungheria, quali erano i conflitti già presenti negli anni 70-80, e soprattutto anche che eredità ha lasciato uno Stato comunista che in realtà stava cercando di costituzionalizzare i sistemi comunisti già dagli anni 70 in poi. Cioè, ad esempio, la Polonia aveva già un tribunale costituzionale non molto funzionante, ma da 82 in poi. Che cosa significa? Che ci insegna sui percorsi ex post?
e soprattutto anche sulla conflittualità ex post, e secondo me quella è la parte importante. Certamente il diritto, le costituzioni sono molto importanti, ma vengono messi o no in pratica da varie forze politiche, giuridiche, sociali, e per cui dobbiamo anche studiare quelli, non solo le sentenze dei tribunali, ma anche della forma di resistenza, dei conflitti spesso purtroppo pesanti intorno a come si comprende il diritto, come si comprendono i diritti umani, cosa significa l'appartenenza all'Unione Europea. E questo mi porta appunto a quella dimensione di backsliding. Probabilmente devo fare un po' più veloce, perché sennò non c'è nemmeno più spazio per dibattito, l'euforia intorno alla transizione verso la democrazia liberale l'abbiamo lasciata alle spalle da un bel po', ma in realtà si doveva arrivarci un po' prima, credo. Quel libro che ho fatto vedere ha avuto una fortuna nella sfortuna, perché io stavo già dicendo in Polonia le cose stanno non così bene, nel 2012, poi appunto con le elezioni nel 2015, nell'ottobre 2015, ha fatto questa rotta molto differente. E per cui la fiducia nella transizione non c'è più, la cosiddetta idea della terza ondata, della democratizzazione non c'è più, c'è una preoccupazione molto forte per il backsliding, che appunto non è solo un problema nell'Est, ma è chiaramente qualcosa che purtroppo si verifica anche in vari contesti, ad esempio in Europa occidentale. E per cui alcuni cominciano purtroppo, secondo me questo è un errore di base, a leggere il backsliding come l'esatto opposto di transizione, cioè non si va più da A a B, ma si torna da B a A. Non so esattamente che senso ha vedere le cose in questo modo. Ci sono cose utili, per esempio una cosa che mi ha sempre affascinato è che quello che per esempio il partito di Law and Justice in Polonia cerca di fare è parecchio simile alla filosofia comunista costituzionale giuridica, e per cui qualche continuità c'è, certo. Però il backsliding sembra di avere un altro significato, che è semplicemente l'allontanamento da quello che accettiamo come democrazia liberale, senza chiedersi troppo, forse l'idea della transizione originale andava rianalizzato in un modo molto più critico. E per cui il backlash, che è un altro termine spesso utilizzato, è effettivamente, e lì in un certo senso è utile, esattamente contro la transizione degli anni 90, cioè la transizione formalistica, istituzionale, democratico, liberale. E per cui anche per questo le istituzioni chiave, come la Corte Costituzionale, sono le prime istituzioni a cadere quando i populisti arrivano al governo. I polacchi erano un po' lenti, perché nel 2005 erano già al potere, ma non riuscivano ancora a cambiare l'architettura istituzionale, ma poi ottobre 2015 cominciavano già a cercare di, come si dice in americano, packing the court, cioè mettere la loro gente nel tribunale polacco. E per cui il populismo, chiamiamolo conservatore, un specifico populismo di destra, ha come obiettivo principale, e questo lo trovo anche affascinante, ma allo stesso tempo molto preoccupante, di smantellare quel sistema di democrazia liberale, costituzionale, lo Stato di diritto. E ci sono, questa forse è una lista un po' lunga, ma ci sono aspetti molto interessanti in quel senso nel populismo Europa dell'Est, cioè spesso i populisti vengono da fuori, si autoinventano e sfidano il sistema da fuori,
e nella realtà di Fidesz in Ungheria o di Kaczynski et al in Polonia non vengono per niente da fuori, sono sempre stati i protagonisti della transizione stessa. Questo è interessante. Erano già spesso dall'inizio degli anni 90 conservatori, forse non ancora populisti, ma si sono radicalizzati dagli anni 90 in poi. Il punto 3 è quello più importante per il contesto italiano, perché questi si organizzano rapidissimamente a livello internazionale, per cui c'è una rete di ultraconservatori che non è solo limitata al contesto europeo, ma è globale, in cui gira un bel po' di finanziamenti per appunto questi progetti illiberali. Criticano la transizione, criticano il liberalismo, chiamiamolo giuridico, e qui si torna al primo intervento, i populisti amano cambiare la Costituzione, si sentono potere costituente, quello è quasi il loro raison d'être, è quello che devono fare, cambiare totalmente il sistema, e questo mi fa un bel po' di paura effettivamente, anche fuori dal contesto polacco-ungherese. Ricordiamoci anche che non si deve semplicemente per forza cambiare in modo costituente la Costituzione come ha fatto Orban. I polacchi non hanno mai veramente toccato la Costituzione, però sono bravissimi a aver creato una strategia, chiamiamola incostituzionale, per rendere quasi non più operativo delle dimensioni fondamentali della Costituzione polacca. E l'ultimo punto, forse è per un sociologo della democrazia quello più importante, riescono a mobilitare importanti parti della società e per cui riescono a vincere le elezioni come Orban ha fatto nel 2010 continuamente, ovviamente usando anche altri strumenti meno simpatici, ma non si può negare che non ci sia una parte, o meno ad esempio dell'Ungheria, della popolazione che è semplicemente a favore di Orban e il suo progetto. E per cui qui si vedono un po', questo posso anche fare più. Alla fine, esatto. Se siete interessati, si manda in giro le slide. Varie parti della critica che i populisti offrono, e anche qui credo che ci siano risonanze in altri paesi europei. Come ho già detto, appunto, il focus particolare di questo progetto illiberale è appunto smantellare l'architettura liberale e mettere qualcos'altro che si potrebbe quasi chiamare una specie di democrazia maggioritario, ma con forte tendenze verso l'autoritarismo. Anche questo lo lascio dalla spalla, perché sennò si perde troppo tempo. Ma questa slide credo che sia la slide più importante. Cioè, in primis, fino a che punto l'Ungheria e la Polonia offrono un blueprint, uno script. In realtà loro hanno preso il loro script dai paesi in America Latina, Chavez in primis, Putin in Russia. Fino a che punto è possibile riprodurre questo altrove? Questa è una domanda fondamentale, credo. Secondo è, i colleghi ne sanno molto di più, che cosa possono fare istituzioni come l'UE e cosa non stanno ancora facendo, e secondo me appunto stanno facendo troppo poco. Il terzo è quello più quasi metafisico, e cioè stiamo assistendo a un declino dell'idea della democrazia liberale post-bellica costituzionale dello Stato di diritto in sé. Ci sono tantissime challenges che potrebbero farci pensare in questo modo. Non sono solo i populisti che attaccano le corti internazionali, sono anche altre forze politiche. Per cui la transizione è forse anche una transizione dell'immaginario intorno alla democrazia e del costituzionalismo. Mi chiedo qua, se ne vuole. Ok, grazie mille.